Nicola, tu sei un danzatore qua a Berlino già da quanto tempo? Sono quasi 5 anni che mi sono trasferito e in realtà non pensavo neanche che sarei ritornato a danzare così tanto, nel senso che quando sono arrivato qui ho iniziato da subito a insegnare Pilates, però poi in realtà sono accadute molte cose adesso qui, legate alla danza e che mi hanno portato sui palcoscenici dei teatri di Berlino, cosa che insomma non prevedevo. Raccontaci un po' cosa facevi a Napoli e come mai ti sei ritrovato qua a Berlino? A Napoli, se parliamo di danza, la mia formazione è venuta con Gabriella Stazio, Movimento Danza, e ho anche lavorato, diciamo, diversi anni con lei, con diverse collaborazioni, sono stato nel Performing Arts e poi ho collaborato e ho lavorato anche per altri coreografi italiani. Quella è stata un'esperienza molto interessante e molto intensa, anche perché c'è stato tutto un periodo in cui venivano coreografi da New York, da Firenze, da Londra, e venivano a montare delle coreografie per la nostra compagnia. È stato un bellissimo periodo per me. Ho imparato tantissime cose e ho avuto la fortuna di esibirmi tanto, tantissimo. Io ho sempre studiato, avevo fatto giurisprudenza, ho fatto l'esame per diventare avvocato, finché a un certo punto ho sentito che questo compromesso era troppo grande, mi costava troppo, e quindi ho deciso di cambiare vita, sono venuto qui. Lavori come freelance oppure lavori anche per qualche compagnia qua a Berlino? Lavoro per la Neo, compagnia di Daniele Locato, Connecting Fingers, ma lavoro come freelance. Per esempio ho lavorato con una coreografa colombiana. Mi è capitata anche un'esperienza molto singolare, che ho danzato per un film. Berlino ha giocato un ruolo importante. È noto che ci sono molti artisti in questa città e che tantissime persone vengono da diverse parti dell'Europa e del mondo a cercare di coronare il loro sogno, di sviluppare il loro talento, di fare esperienze, di fare successo in alcuni casi. E questo avviene per le varie forme d'arte. There's a crane knocking down
lo stesso lavoro totalmente diverso dagli altri, perché mi hanno mandato proprio tutto il copione dell'intero film. Quindi io avevo proprio un ruolo e ho dovuto imparare anche le battute di questo personaggio, quindi ho dovuto anche un po' recitare, qualcosa mi spaventava tantissimo. Invece poi ho trovato che anche la recitazione fosse una cosa divertente, neanche troppo lontana dalla danza. Secondo te qual è lo stato della danza contemporanea qui a Berlino? Credo che abbia sempre avuto grande importanza e sia stato sempre un punto di riferimento molto forte per tutti i coreografi e danzatori, perché qui è nato il teatro danza, non solo Pina Bausch, ma anche appunto Sasha Waltz, Costanza Lacas, la Limnaios, che producono una quantità enorme di spettacoli e sono ovviamente tutti spettacoli importanti in qualche modo, soprattutto per chi vuole fare esperienza, per chi è più giovane, per chi vuole studiare con tanti nomi importanti della danza, venire a Berlino può essere sicuramente un'occasione. Ma secondo te si può vivere di danza qui a Berlino? Sì, ovviamente è una possibilità, cioè non è facile, e molto spesso accanto al lavoro di danzatore quantomeno bisogna insegnare danza o fare altri lavoretti, perché altrimenti è veramente difficile. Ho partecipato e sono protagonista di una cosa molto interessante che è chiamata Danza e Letteratura. Abbiamo interpretato La caduta di Camus con un altro video girato ad Amsterdam. Parla di questo avvocato che fugge dalla propria professione, dalla propria vita mondana di Parigi e va ad Amsterdam. È stato molto interessante soprattutto per me, che non voglio dire che avevo una storia analoga, ma sei un avvocato mancato, diciamo. Fuggito piuttosto che mancato. Il vostro prossimo spettacolo qual è? State già lavorando a qualcosa? Adesso sto lavorando con una danzatrice che insegna Radial System per bambini di Sasha, diciamo. Adesso stiamo montando un pezzo insieme.